A partire da ottobre, Palazzo Marcolini a Fano ospiterà un nuovo corso ITS riguardante tecnico per infrastrutture e impianti, ad organizzarlo un gruppo di aziende, e sarà coordinato da Confindustria Pesaro Urbino e dalla Fondazione ITS Academy. Si tratta di un progetto di grande rilevanza. Il corso risponde alle esigenze delle imprese che necessitano di figure professionali altamente qualificate, attualmente di difficile reperimento. Ci siamo chiaramente dedicati anche alle competenze, che ognuna delle aziende chiaramente coltiva con la reskilling continuo, di cui è assolutamente fondamentale oggi far uso per prepararsi, per adeguarsi quindi alle nuove sfide di questo mercato, soprattutto energetico, appunto, al quale ci rivolgiamo, ma anche poi upskilling verso l'esterno con concorsi come questo che oggi avviamo per andare a costruire le competenze e le risorse che faranno parte appunto poi del futuro delle nostre aziende e del comparto energetico della Confindustria. L'innovativo programma di studi è concepito per preparare giovani tecnici che saranno pronti per lavorare nelle imprese specializzate in ingegneria e costruzione di grandi opere sia terrestri che marine in contesti particolarmente stimolanti. Il programma offre un'opportunità unica per prepararsi al mondo del lavoro industriale con un'attenzione particolare alla sostenibilità. Ha l'obiettivo di formare dei tecnici specializzati in meccatronica proprio per le esigenze di questo settore, con aziende molto importanti e d'eccellenza in tutte quelle che sono le infrastrutture inshore e offshore. Il nostro ITS, la nostra fondazione, che probabilmente è stato il primo ITS nelle Marche, crede molto in questa collaborazione tra le aziende e appunto la formazione, perché i ragazzi avranno l'opportunità di fare una formazione d'eccellenza proprio al fianco delle aziende che hanno bisogno di questo tipo di figura. Il corso ha una durata di 24 mesi per un totale di 1800 ore. Al termine i partecipanti riceveranno certificazioni internazionali essenziali per operare in ambienti complessi e multinazionali. È possibile iscriversi al nuovo corso ITS gratuito visitando il sito di Confindustria Pesaro Urbino. Questi ragazzi riceveranno un attestato che è riconosciuto dal Ministero, saranno appunto tecnici superiori per le infrastrutture nella meccatronica. Probabilmente ci aspettiamo che molti di loro troveranno impiego molto presto, perché lo dimostrano le percentuali che la nostra fondazione ha di impiego, e saranno senz'altro, immagino, considerati tecnici d'eccellenza proprio perché il tipo di formazione che miriamo a fare è quello, e lo facciamo con dei partner d'eccellenza appunto.